Questo è un orologio solare. Abbiamo preso una tavola molto grande e la matita che vede dal centro è una spina di legno a cui abbiamo fatto la punta. Vedete, bisogna tenere sempre un riferimento in maniera tale da posizionare l'orologio sempre con lo stesso orientamento, altrimenti diciamo l'ombra della matita si sarà spostata rispetto ai riferimenti che prenderemo ogni volta. E quindi ho preso a riferimento il bordo, diciamo, del marciapiede di cemento e gli ho allineato questo il tavolone di legno, okay, orientandolo sempre nella stessa direzione. Vedete la freccetta col mare. Oggi è il 15 agosto, abbiamo preso i punti il 12 agosto e per ogni orario abbiamo messo un puntino dalle 8 di mattina sino alle 18 del tardo pomeriggio. E semplicemente andando a segnare con la penna dove la punta della matita, l'ombra della punta della matita va ad incidere. Allora, si possono fare tante osservazioni, credo, interessanti, dalle più semplici ad osservazioni un po' più complesse. Osserviamo innanzitutto quanto l'ombra delle 8 del mattino sia lunga. Okay, rispetto all'ombra della matita quando il sole è molto alto, quindi intorno alle 12:30-14. Quindi l'ombra si allunga molto, si restringe e poi vedete che si rialunga la sera. Questi punti che abbiamo preso valgono solamente per il giorno in cui abbiamo fatto l'osservazione. E per qualche giorno prima e qualche giorno dopo. Naturalmente l'ombra della matita varierà nel corso dell'anno e quindi questo, diciamo, questo percorso lo troveremo differente, per esempio in ottobre o in dicembre, perché a dicembre, per esempio, rispetto ad agosto, il mese in cui siamo, l'ombra della matita sarà molto più lunga, quindi tutto questo percorso sarà più allungato in questa posizione ed inoltre sarà anche differente la posizione dei punti, cosiddetto, diciamo, azimut, ok? Cioè, se noi tracciamo un segmento che collega il centro della matita con il punto delle 8, a dicembre lo troveremo il punto delle 8 lo troveremo spostato esternamente. Ma anche in azimut sarà diverso, ovvero sarà spostato in questa direzione. Ok, avremo un segmento di questo tipo. Questo perché nei mesi estivi il sole rispetto all'asse est-ovest è più spostato verso nord, mentre nei mesi invernali è più spostato verso sud. Che cos'è l'azimut? Immaginiamo che questa sia la superficie terrestre e questa sferetta sia la nostra testa vista dall'alto. E immaginiamo di orientarci con il viso verso il nord, quindi avremo il sud alle nostre spalle, l'est a destra e l'ovest a sinistra. Qualsiasi oggetto sulla superficie terrestre, ma anche gli astri sulla sfera celeste, possono essere rilevati secondo una direzione che ha una certa angolazione rispetto al nord. Quindi immaginiamo di porci con il viso verso nord e immaginiamo che qua ci sia una chiesetta, per esempio, una chiesa. Ok?
Se puntiamo il braccio in direzione della chiesa, l'angolo tra il nord e la direzione del nostro braccio in senso orario è il nostro azimut alfa. La stessa cosa la si può fare non con oggetti terrestri che stanno sulla superficie terrestre, come abbiamo detto, ma la possiamo fare con gli astri, quindi anche con il sole. Il sole lo vedremo a un certo punto, non so, in questa direzione, e quest'angolo qua, in una certa ora della giornata, sarà il nostro azimut. Quando il sole passerà perfettamente per il sud, ovvero passerà per il nostro meridiano, il suo azimut è di 180 gradi. Vediamo adesso l'angolazione che tiene l'ombra della nostra matita nelle varie ore della giornata. E si può fare un'osservazione che è utile per quanto riguarda la navigazione con il sestante, la navigazione astronomica. E troverete sui libri scritto che le osservazioni del Sole è bene farle a cavallo diciamo del mezzogiorno, ok? Di quando il sole passa per il nostro meridiano, quindi quando il sole raggiunge il culmine dell'altezza. Io ho tracciato delle rette a distanza di 3 ore, ovvero tra le 8:30 e le 11:30, tra le 11:30 e le 14:30 e tra le 14:30 e le 17:30. E vedete come quest'angolo è più piccolo nelle 3 ore di differenza tra le 8:30 e le 11:30 rispetto a quanto non lo sia sempre in 3 ore di differenza tra le 11:30 e le 14:30. E stessa cosa tra le 14:30 e le 17:30. Quindi quest'angolo qua è una differenza di 3 ore in azimut. Quest'angolo qua è una differenza di 3 ore. E quest'angolo qua è sempre una differenza di 3 ore, ma vedete come a cavallo del passaggio del sole per il nostro meridiano, quindi ripeto, quando il sole raggiunge il culmine della sua altezza, l'angolo sia maggiore di 90 gradi, mentre molto più piccolo di 90 gradi, siamo ai 45 gradi, anche qualcosa di meno, nelle ore della mattina e nelle ore del pomeriggio. Quando passa il sole per il nostro meridiano, o quando l'ombra avrà raggiunto il minimo della lunghezza, il sole avrà raggiunto il massimo della sua altezza. Vedete questi punti alle 12:30? Presi alle 12:30, presi alle 13, 13:15, 13:30, 14, 14:30. Vedete che noi siamo adesso in ora legale. Il sole passa per il nostro meridiano, cioè l'ombra è più corta tra le 13 più o meno le 13:30. Esistono delle applicazioni per il telefonino, ne ho scaricata una molto carina, si chiama Solar Info. Per la vostra latitudine, diciamo per il vostro punto di posizione, vi dice il passaggio, l'orario del passaggio del sole, per chi non vuole fare i calcoli con le effemeridi, il passaggio del sole per il meridiano locale. Quindi quando è che dove noi ci troviamo il sole si trova alla sua massima altezza, quindi passa per il nostro meridiano, e dai calcoli e dall'applicazione alla longitudine in cui ci troviamo, il passaggio del sole era alle 13, 11 e 16 secondi, quindi 13, 11, circa 13 e 15. Ora questo orologio solare naturalmente è molto grezzo e non riusciamo naturalmente a distinguere differenze in ombra tra le 13 e 15 e 13 e 11. Comunque più o meno qua dove io ho tracciato questo segmento. Questo segmento tracciato per le 13 e 15 circa
ci dà la direzione nord-sud, precisa, perfetta. Ok, avremmo il sud da questa parte e il nord da quest'altra parte. Un'altra verifica molto carina che si può fare è sulla dimensione dell'ombra e sul calcolare l'altezza del sole. Perché se io calcolo dal piano, diciamo, del legno l'altezza della matita, dalla punta della matita, e mi calcolo dal centro della matita, calcolo la dimensione dell'ombra, posso valutare l'altezza del sole all'orizzonte. Naturalmente questa misura, teniamo conto che avrà un errore considerevole. Innanzitutto non riusciamo a valutare errori nella misurazione dell'altezza della matita, errori nella misurazione della lunghezza dell'ombra. Tenete conto che il piano di appoggio anche può subire delle modifiche, ma soprattutto il piano di appoggio non è perfettamente in bolla. Cioè, io ho messo questa tavola di legno appoggiata su questo marciapiede che so non essere perfettamente, diciamo, orizzontale, e questo, vedete, se io vado ad alzare il mio piano, naturalmente mi modifica la dimensione dell'ombra. Ok, quindi so non essere perfettamente in bolla, ma ci stiamo, insomma, una verifica e vedere cosa ci sta dicendo l'ombra della matita. Ora, io ho misurato questa altezza che mi pare fosse della matita di 10 centimetri e qualcosa, 10,3 centimetri, e l'ombra era di 3,9 centimetri. Noi che cosa abbiamo? Abbiamo un triangolo, questa è l'ipotenusa, quindi conosciamo l'altezza di un cateto, conosciamo la lunghezza dell'altro cateto, possiamo valutare quest'angolo. Ora, con l'ausilio dell'effemerite oppure l'applicazione di cui vi ho accennato, è possibile, sapendo la declinazione del sole in un certo giorno dell'anno, nel nostro caso appunto il 12 agosto, e la nostra latitudine, è possibile calcolare l'altezza del sole sull'orizzonte, che, calcoli dati alla mano, è 90 gradi meno la latitudine, i gradi di latitudine più la declinazione del sole. La declinazione del sole mi pare fossero circa, eccoli qua, 14 gradi, 14,693. La latitudine ci troviamo a 37 gradi e 36 latitudine nord, e quindi 90 meno 37 e 36 più 14 e 7 abbiamo 69,26 gradi di altezza del sole, che, vedete, si discosta poco dai 67,4 che abbiamo calcolato, tenendo conto della lunghezza della matita e dell'altezza della matita e della lunghezza della nostra ombra. Quindi una verifica, insomma, che ci dice che il nostro orologio, insomma, funziona abbastanza bene. Per quanto riguarda il calcolo dell'altezza fatto in precedenza, c'era un errore, nel senso che ho invertito due calcoli. Il 67,4 veniva dal calcolo del fatto tenendo conto della latitudine e della declinazione, mentre 69 e 26 venivano fuori dal calcolo trigonometrico, ma insomma non cambia niente rispetto all'osservazione effettuata.
Per chiarezza, vediamo che cosa ho fatto. Sono andato a confrontare due valori dell'angolo H di incidenza dei raggi del Sole rispetto all'orizzonte in cui mi trovo. Il primo valore l'ho calcolato mediante una formula trigonometrica, ovvero se questa è la lunghezza misurata della matita e questa è la lunghezza d dell'ombra, possiamo ipotizzare che questo triangolo sia un triangolo rettangolo. Abbiamo visto che avremmo un certo errore di perpendicolarità della matita rispetto al piano del legno perché l'avrò incollata magari un po' storta, e ci sarà un errore anche nella perfetta orizzontalità del piano del legno rispetto all'orizzonte, cioè il piano del legno non sarà perfettamente in bolla. Ma comunque abbiamo fatto questa ipotesi di appunto di triangolo rettangolo. La formula trigonometrica che ci interessa ci dice che la lunghezza della matita è uguale alla lunghezza dell'ombra per la tangente dell'angolo H. Si può risolvere quindi questa equazione avendo L, abbiamo visto 10,3 cm di 3,9 e ci viene fuori che H è 69,26. Questa misura, lo sottolineo, l'abbiamo effettuata nel momento del passaggio del Sole per il nostro meridiano, cioè nell'istante in cui il Sole si trova alla sua altezza massima. Ed è il momento in cui nel nostro emisfero, quindi alle latitudini italiane, il Sole ci sta indicando perfettamente la direzione del sud. In queste condizioni, il valore di H, quindi dell'angolo di incidenza dei raggi solari rispetto all'orizzonte, nel momento del passaggio del Sole per il nostro meridiano, lo si può calcolare anche in un'altra maniera, conoscendo il valore della nostra latitudine. Se infatti φ è la nostra latitudine, vedete che questo meno siamo noi, questo è il nostro orizzonte. Il valore H è sempre quest'H, ovvero l'angolo di incidenza dei raggi solari rispetto al nostro orizzonte. L'angolo φ, latitudine, sarà anche quest'angolo qua. E l'angolazione dei raggi solari rispetto all'equatore sarà data dal valore della sua declinazione, che è un valore che varia durante tutto il corso dell'anno. Nel momento del passaggio del Sole per il nostro meridiano, il valore di H è uguale a 90 gradi meno il valore della nostra latitudine più il valore della declinazione del Sole. Valore della declinazione che possiamo ottenere o dalle effemeride nautiche o dall'applicazione di cui vi ho parlato, ovvero SolarInfo, che dà in qualsiasi istante ci dà perfettamente il valore della declinazione solare in un certo giorno dell'anno, in una certa ora. Applicando questa formula, 90 meno la latitudine più la declinazione, avevamo per agosto calcolato un valore di 67,4 gradi. Vista la costruzione abbastanza rudimentale che è stata utilizzata per il nostro orologio, a mio parere 1,8 gradi di differenza è veramente accettabile ed è una verifica simpatica appunto della validità del nostro orologio. Vediamo di dare una spiegazione almeno qualitativa di che cosa sia la declinazione solare. Ora immaginiamo
la Terra e non pensiamo al, per il momento, al posizionamento dell'equatore o dell'asse terrestre, quindi non immaginiamo neanche il suo movimento rotatorio intorno all'asse, quello che genera l'alternanza tra giorno e notte. Quindi la immaginiamo semplicemente come una sfera nello spazio illuminata dal Sole. Ora, durante il moto di rivoluzione della Terra intorno al Sole, la Terra riceve i raggi solari secondo un'inclinazione che varia durante tutto il corso dell'anno. Cioè, dobbiamo immaginare la Terra come illuminata dal Sole secondo inclinazioni, angolazioni differenti. Cioè, esisteranno dei periodi dell'anno in cui la Terra riceverà i raggi del Sole secondo questa direzione, quindi avremmo il Sole da questa parte. Altri periodi dell'anno in cui la Terra riceverà i raggi del Sole secondo questa inclinazione, quindi avremo il Sole che irradia in questo modo, e altri periodi dell'anno in cui la Terra sarà irradiata in questo modo. Naturalmente vi saranno dei periodi intermedi nel corso dell'anno in cui avremo tutte le angolazioni possibili dei raggi solari rispetto alla superficie terrestre. Se disegniamo ora il nostro equatore, con il nostro polo nord, polo sud, l'emisfero nord e l'emisfero sud, abbiamo che durante l'anno i raggi del Sole saranno inclinati rispetto alla linea dell'equatore di un certo angolo, che abbiamo detto appunto continuo, tra due valori estremi. Quest'angolo di inclinazione è esattamente il valore della declinazione solare. Delta. Il cui valore di delta varierà, ripeto, durante tutto il corso dell'anno in maniera continua, tra un valore, chiamiamolo massimo, verso il nostro emisfero di circa 23 gradi e 27 primi e un valore minimo di meno 23 gradi e 27 primi. Metto meno perché valutiamo il valore della declinazione rispetto a quando la declinazione è pari a zero, ovvero quando i raggi del Sole si trovano perfettamente in direzione dell'equatore, allineati all'equatore. Quindi avremo di nuovo un valore di declinazione variabile durante tutto l'anno tra un valore di più 23 e 27 e un valore di meno 3 e meno 23 e 27. La declinazione sarà 0 gradi nei giorni degli equinozi, sarà 23 gradi e 27 primi più 23 nel giorno del solstizio d'estate e sarà di meno 23 gradi e 27 primi nel giorno del solstizio d'inverno, ovvero a dicembre. Giorno più corto dell'anno, giorno più lungo dell'anno per noi. Sono alle 12 precise del 15 agosto e vedete, rispetto ai punti presi il 12 di agosto,
guardate l'ombra come già si è spostata, e in particolare si è spostata sia in, appunto, in azimut, cioè l'ombra si trova più verso nord rispetto a quando si trovava il 12 agosto, e si è anche leggermente allungata, questo perché il sole si sta piano piano abbassando. Ora ho riportato sulla tavola di legno la direzione nord-sud, approssimativamente un segmento perpendicolare lungo l'asse est-ovest. Osserviamo i punti che ho ripreso io. Dunque, alle 17:30, alle 17:30 si trova, è un punto già più spostato verso sud rispetto alla linea est-ovest, e quello dell'8 del mattino anche si trova leggermente più verso sud. Tenete conto che 8, 17 e 30 non sono assolutamente il sorgere e il tramonto del sole, perché in questo periodo il sorgere del sole lo abbiamo circa alle 6:20, 6:25, mentre il tramonto è poco prima delle 8 di sera, mentre vedete che questo punto delle 18, che si trova parecchio più a sud rispetto all'asse est-ovest delle 18, e appunto non è alle 20 di sera, alle 20 che sarà spostata ancora più a sud. Questo perché il sole, questi sono i punti dell'ombra, quindi il sole si trova più spostato verso nord, sia al sorgere che al tramontare del sole. Non si trova perfettamente al sorgere ad est e al tramonto perfettamente ad ovest, cosa che avviene solamente nei giorni degli equinozi, l'equinozio di primavera e l'equinozio di autunno. A partire dal giorno dell'equinozio di primavera, ad esempio, l'ombra si sposterà verso sud per quanto riguarda il tramonto, e per quanto riguarda il sorgere del sole anch'esso verso sud. Questo perché il sole si inclinerà in azimut verso nord sino al solstizio d'estate, giorno più lungo dell'anno, in cui avremo la massima distanza in azimut rispetto all'est e all'ovest dell'ombra. Dopodiché si muoverà nuovamente verso nord a partire da giugno sino all'equinozio di autunno, e poi, procedendo verso il solstizio d'inverno, verso dicembre, l'ombra continuerà ad andare verso nord. Okay, sia per quanto riguarda questo lato, quindi le ore serali, sia per quanto riguarda questo lato, cioè le ore della mattina. Questo perché il sole si sarà spostato, sia al sorgere che al tramontare, si sarà spostato più verso sud, quindi la nostra ombra si troverà più a nord. Avremo il giorno più corto dell'anno a dicembre, il giorno del solstizio d'inverno, e il giorno più lungo dell'anno, il giorno più lungo dell'anno nel giorno del solstizio d'estate, ovvero a giugno. Immaginiamo di avere due viste della stessa situazione. Abbiamo una vista frontale e una vista dall'alto. Questo omino capellone magro magro siamo noi, e rivolgiamo lo sguardo verso la casa, ovvero verso il sud. Nella vista dall'alto abbiamo la nostra testa, che rivolge lo sguardo appunto verso il sud. Avremo alle nostre spalle il nord, a sinistra l'est e a destra l'ovest.
In un giorno di dicembre, prossimo al solstizio d'inverno, quindi intorno al 20-22 dicembre, il Sole, al passaggio per il nostro meridiano, ovvero perfettamente per il sud, sarà, diciamo, dietro queste montagne, appena visibile, a seconda naturalmente della latitudine a cui ci troviamo. Al suo sorgere, questa è la traiettoria che seguirà il Sole durante la giornata, al suo sorgere ad est sarà più o meno qua e al tramonto si troverà in questa posizione. Se riportiamo tutto nella vista dall'alto, senza rappresentare il Sole appunto quando si trova a sud, nel momento del sorgere e del tramontare lo vedremo più o meno secondo un'angolazione di questo tipo. Vedremo il Sole al sorgere di qua e al tramontare da questa parte. Quindi avrà un azimut di questo tipo, di questo valore al sorgere, e un azimut di questo valore al tramonto. Quando giungiamo agli equinozi, quindi a primavera o a settembre, quindi se partiamo da dicembre, diciamo, arriviamo all'equinozio di primavera, nel momento del passaggio del Sole per il nostro meridiano, naturalmente sarà molto più alto, e sorgerà anche e tramonterà più spostato rispetto ai punti in cui sorge e tramonta a dicembre. Quindi avremo un sorgere in questa più o meno posizione, un tramontare in questa posizione, che corrisponderanno nel giorno degli equinozi a una perfetta posizione ad est al sorgere e una posizione ad ovest al tramonto. In estate avremo al passaggio del meridiano un sole ancora più alto e una traiettoria, che adesso la facciamo uscire dal nostro foglio, ancora più aperta, tanto che il sole lo vedremo in azimut verso spostato verso nord, quindi non più a est o a ovest, ma spostato appunto verso il polo nord. Avremo il culmine del sole, come abbiamo detto, nel solstizio d'estate, a partire dal quale il sole ricomincerà a scendere, si sposterà nuovamente in azimut verso est e ovest, passeremo l'equinozio di settembre in cui avremo questa situazione e ritorneremo a dicembre in questa situazione. Si capisce bene perché a dicembre abbiamo le giornate più corte e in estate, a giugno, abbiamo la giornata più lunga, ma perché il sole, diciamo, non è solo più basso, ma appunto deve spazza un arco molto, molto più piccolo. Quindi lo abbiamo qua a dicembre, molto basso, e spazza quest'arco, mentre dal sorgere al tramonto in estate va molto in alto, parte da nord, spazza un arco molto più grande fino al tramonto. Quindi inevitabilmente le ore di luce sono molte, molte di più. Naturalmente il movimento del sole è un movimento apparente. L'arco spazzato durante il giorno è dovuto al modo di rotazione della Terra intorno al proprio asse in 24 ore. Ma noi in questo video abbiamo visto due movimenti particolari del Sole, cioè il suo innalzarsi ed abbassarsi al momento del passaggio per il nostro meridiano,
nel corso dei vari giorni dell'anno. E in più abbiamo visto questo cambiamento in azimut del Sole. Questi due cambiamenti derivano dal moto di rivoluzione della Terra intorno al Sole e dal fatto che l'asse di rotazione terrestre è inclinato rispetto alla propria orbita di rivoluzione di 66 gradi e 33, quindi di 23 gradi e 27 primi rispetto alla perpendicolare al piano di rivoluzione. E questi 23 gradi e 27 primi di inclinazione dell'asse terrestre, se vi ricordate, li ritroviamo proprio nella declinazione. Oggi è il 2 ottobre e vediamo come si è allungata l'ombra rispetto a più o meno la stessa ora in agosto. Adesso è leggermente passato oltre il meridiano l'ombra. Questo era il punto delle 12.38, adesso sono le 12.39 qualcosa, diciamo che alle 12, no scusate, sono le 12.49 e 50, quindi verso le 12.49 abbiamo avuto il passaggio del sole al meridiano, quindi là, su questo segmento sud-nord che avevamo segnato ad agosto. Questa mattina abbiamo preso il punto delle 8.12 e vedete rispetto al punto preso alle 8 ad agosto come ci sia differenza non solo in diciamo in lunghezza dell'ombra ma in azimut, cioè alle 8.12 di questa mattina il sole che si trova diciamo da quest'altra parte per generare l'ombra qua, lo abbiamo naturalmente dalla parte opposta, il sole si trovi molto più spostato oggi ad ottobre verso sud di quanto non lo fosse invece ad agosto, più o meno la stessa ora d'agosto. Queste sono 12 minuti, ma insomma la differenza è abbastanza visibile. Ora sono le 12.51 e vedete come si è già spostata l'ombra, abbiamo superato il meridiano. Oggi è il 4 dicembre e vediamo come si è allungata l'ombra rispetto ad ottobre e rispetto ad agosto. Ho preso questo punto alle 10.42. Eravamo qua ad ottobre, eravamo qua ad agosto. Ma vedete non soltanto l'allungamento dell'ombra, ma quanto il sole si sia spostato in azimut. Cioè il sole adesso lo abbiamo di là, che ci crea quest'ombra. E l'azimut di circa le 10.50 di oggi è uguale all'azimut ad ottobre che il sole aveva ad ottobre intorno, invece che alle 10.50, intorno a mezzogiorno e 10, ed è lo stesso azimut che il sole aveva ad agosto più o meno po' prima delle 13, quindi diciamo verso le 12.50. ok, quindi vedete come il sole a parità di orario si sia spostato verso sud. Osserviamo infatti quest'altro punto preso alle 9.18 di questa mattina, quando ad agosto le 9.18 si trovava più o meno in questa zona, quindi avevamo un azimut di questo tipo. C'è stato un cambiamento di azimut di quest'angolo a parità d'orario, cioè allo stesso orario ad agosto il sole stava di là dove indica la matita, oggi a dicembre sta molto più spostato verso sud.